Ciao a tutti, benvenuti alla nostra quarta puntata. Come sempre alle mie spalle un mio dipinto iperrealista. Quest'oggi andremo a Vercelli per visitare una mostra di giovani artisti. Linea a Elisa Martinez. Siamo qua a Vercelli al centro benessere Free Soul con i ragazzi e con Simonetta Cerra che ci illustrerà brevemente il progetto. Ciao a tutti, questo progetto è un po' particolare, oltre ad essere un centro benessere il mio è anche uno spazio espositivo per i giovani dove possono portare e realizzare qualsiasi tipo di opera. Questa è la terza mostra, è stata inaugurata il 25 di gennaio e finirà il 2 di marzo e con questi ragazzi che hanno fatto opere di diverso genere. Bene, grazie Simonetta. Ora, per quanto riguarda la mostra, qualcuno di voi, ragazzi, vuole dirci qualcosa di cosa si tratta? Io sono Simone Bordignon e questa è la mia opera. Abbiamo scelto i fratelli Grimm in modo che ognuno potesse sviluppare la propria tecnica senza essere condizionato troppo da delle tematiche specifiche. La mia opera si chiama Cervone Capture, che in polacco tradotto in italiano significa cappuccetto rosso. Ho scelto cappuccetto rosso perché le tematiche dei fratelli Grimm, cioè della favola comunque di cappuccetto rosso che viene tramandata da generazione in generazione, cambia molto spesso. Solitamente, non so in quale versione, il colore rosso del mantello viene praticamente... c'è un'analogia con... il ciclo con la maturità sessuale femminile e quindi il lupo come uomo che vuole sedurre la donna e così via. E quindi io ho scelto di rappresentare questa tematica e soprattutto di rappresentare la forma della vagina come origine di vita e ovviamente come simbolo della maturità sessuale. E ho scelto il titolo in polacco, sempre collegato alla vagina, perché io sono di origine polacca. Ciao, io sono Elena Casini. Nelle mie opere reinterpreto l'horror vacui in chiave moderna. Prendo i particolari della vita che mi circondano e li metto su carta, con china o bic. E faccio questi particolari che vanno a comporre un disegno complessivo armonico. In questa opera rappresento la favola del sarto, è la tematica comune della mostra, le favole dei fratelli Grimm. Si ha il sarto che è aperto come un libro che cerca di combattere le negatività della società moderna che sono rappresentate nella parte centrale del disegno. Sono Gabriele Di Martino, sono un fotografo di moda e la mia esposizione riguarda principalmente quello che faccio per lavoro, quindi ho esposto tutti i scatti riguardanti questo settore. E il mio obiettivo principale in questo tipo di scatti è la ricerca della bellezza, quindi della perfezione, che è una delle richieste maggiori in questo campo. E quindi io sono molto per la luce ambiente, sono molto per il colore, sono per la ricerca del qualcosa di sempre diverso per differenziarsi poi dalla massa o comunque da tutto quello che riguarda
post-produzione, lo scatto di base o comunque la scelta proprio del trucco, del vestito o della location stessa. Ciao a tutti, sono Giulia Longo, sono una ragazza di 18 anni che frequenta ancora il liceo artistico di Vercelli e queste due sono un esempio delle foto che faccio di solito e che ho già esposto in vari locali di Torino e Rovento. Sono un esempio di quel che faccio in quanto sono con luce naturale perché non post-produco e soprattutto uso molto spesso soggetti che sono appunto persone, quindi la mia fotografia è incentrata soprattutto su ritratti, ritrattistica, su quello che le persone possono esprimere con gesti, espressioni e quant'altro. Niente è casuale nei miei scatti, me li studio ancora prima di andare a scattare con qualcuno, scegliendo bene la modella, il soggetto in questione.